Saint-Germain, non siete venuti qui per essere passivi. Di James McConnell, 28 settembre 2022. Traduzione Marina. Sono Saint-Germain. Vengo per essere con voi in questo momento, poiché tutti voi ora state operando non più nell'illusione della terza dimensione. Sì, ogni tanto vi ritrovate lì, ogni volta che si presentano quei momenti in cui vi sentite persi, quando vi sembra di non poter andare avanti. Quei momenti che si presentano. È la vecchia programmazione che si insinua di nuovo. Ma io dico che si insinua di nuovo perché l'avete superata. Ora siete tutti nella quarta dimensione. Dovete capirlo. In un certo senso vi siete diplomati. Siete usciti dall'illusione della terza dimensione. Il velo è caduto. Ma solo se ci credete, solo se sapete che è così. E se ci credete e se sapete che è così, ora siete saldamente radicati nella quarta dimensione e vi muovete verso la quinta. E ci sono momenti in cui vi trovate nella quinta dimensione, in quell'espressione di coscienza superiore di quinta dimensione, quando sentite la beatitudine, quando sentite la connessione con la natura, quando toccate l'acqua e sentite la coscienza all'interno dell'acqua, quando toccate un albero e sentite la coscienza e l'energia all'interno di quell'albero. Stupiti che vi parli, che condivida con voi la sua saggezza. È tutto lì per voi, se solo vi aprite. Aprite gli occhi, aprite il vostro terzo occhio, che poi aprirà anche i vostri occhi fisici al di là dell'aldilà. Ed è tutto aperto per voi ora, se lo permetterete. Ma aspetta a ciascuno di voi ricordare chi siete e perché siete qui. Questi sono i tempi, amici miei, in cui siete venuti qui per essere. Siete venuti qui per essere, per seguire, per compiere la missione di vostro padre, la missione del vostro Dio Sé Superiore, il vostro padre e madre. È tutto lì per voi. Tutto è lì per essere preso, se glielo permettete. Lasciatevi andare e siate voi stessi ovunque vi troviate, in qualsiasi situazione. Permettete a voi stessi di essere ciò che siete, se la situazione lo richiede. E non esitate. Non diventate passivi. Non siete venuti qui per essere passivi. Non siete venuti qui per essere uno dei tanti seguaci. Siete venuti qui per essere un leader degli uomini, un leader delle donne. Siete venuti qui per diffondere la luce, condividere la luce, essere la luce, per essere la luce splendente a cui gli altri possono guardare e a cui chiedere aiuto. E quando si rivolgeranno a voi per chiedere aiuto, li aiuterete guidandoli verso il loro Dio Sé Superiore, anche se non lo farete consapevolmente o loro non lo faranno consapevolmente. Ma aprirete quella via di espressione che darà loro il loro Dio Sé Superiore, e inizierà a connettersi con loro. E iniziano a porsi quelle domande che tutti voi vi siete già posti. Cosa ci faccio qui? Che cos'è tutto questo? Chi sono? E quando iniziano a porsi queste domande, proprio come avete fatto tutti voi qualche tempo fa, allora inizia il pieno risveglio. E una volta che il risveglio è iniziato, come sapete, non si può più tornare indietro. Voi stessi tornereste indietro? Tornereste a quello stato di ignoranza, a quello stato in cui non conoscete la verità, quando non siete sicuri di chi siete?
tornereste indietro se poteste? No, non lo fareste. Non c'è nessuno di voi che tornerebbe indietro, perché tutti voi avete visto la luce, tutti avete sentito la luce, avete tutti capito di essere la luce. Quindi lasciatevi andare e continuate a godervi il viaggio lungo la strada, perché è un lungo viaggio. È stato lungo arrivare a questo punto e sarà lungo andare avanti dopo questo, perché non c'è una fine, così come non c'è mai stato un inizio. Siete sempre stati, sempre sarete e certamente ora siete in questo momento. Quindi apprezzate questo momento, apprezzatelo per quello che è e certamente vedete la bellezza in ogni cosa, vedete la verità in ogni cosa, vedete la luce, sentite la luce in ogni cosa e quando lo fate aprite l'espressione agli altri intorno a voi e la vostra vibrazione inizia ad attrarli verso di voi. Proprio come la loro vibrazione più elevata attrae voi verso di loro. Il simile attrae il simile. È tutto un processo di attrazione. E l'intero processo di ascensione si basa sull'attrazione. Si tratta di attrazione della coscienza superiore. Ed è per questo che non vi sentite a vostro agio in situazioni di bassa vibrazione. Così come coloro che sono a bassa vibrazione non si sentono a proprio agio nelle aree ad alta vibrazione. Questa è la separazione che sta avvenendo, la separazione del grano dalla pula. E questo continuerà ancora per un po'. Ma ci sarà un'esplosione di verità che si farà avanti qui, ora, e aprirà la luce a molti, su tutto il pianeta, che sono stati ancora trattenuti dall'oscurità, nell'oscurità di se stessi. L'incomprensione, la sfiducia, tutto questo scomparirà man mano che sempre più persone si risveglieranno e capiranno chi sono e per cosa sono qui, proprio come avete fatto voi. Il grande risveglio è su di voi proprio in questo momento. Quindi preparatevi. Preparatevi al grande cambiamento che si sta fortemente sviluppando ora, sullo sfondo, ma che si sta facendo avanti sempre di più nella luce. Sono Saint-Germain e vi lascio ora in pace e amore, e che la fiamma viola e la grande luce bianca dentro di voi continuino a espandersi e a crescere fino a raggiungere proporzioni immense al di là di voi. Così che quando qualcuno vi vedrà, ancora prima di vedervi, sentirà la vostra luce, sentiranno la vostra vibrazione più elevata, che inizierà ad attrarre loro verso di voi e voi verso di loro. Voce Marina.